Ancora tanti sono i dubbi su ciò che arriva sulle nostre tavole e nei nostri frigoriferi. I nomi dei colpevoli che hanno attentato la nostra produzione agroalimentare non sono ancora noti, ma in compenso sono in aumento i dossier e le indicazioni per tutelare la salute dei cittadini. Uno slalom tra allarmi e allarmismi per cercare di comprendere come si sia passati dal sogno della campagna Felix all'incubo della terra dei fuochi, come spiega Gianluca Abbate, autore dell'instant book Pomodoro Flambé, inchiesta in edicola con il Corriere del Mezzogiorno. La prima risposta che dovremmo avere è perché in questi 20 anni non si è fatto nulla, perché si è pensato dopo il 2008 che terminata l'emergenza rifiuti avessimo passato la nottata. La nottata non era passata e adesso stiamo pagando il conto con interessi altissimi. Al dibattito ha preso parte anche il presidente della Regione Campania, Stefano Caldoro, che ha assicurato il massimo controllo sui prodotti alimentari. Noi tuteliamo il territorio, tuteliamo i prodotti, i nostri prodotti sono i prodotti più controllati d'Europa, quindi non c'è dubbio che il nostro prodotto è sano, di qualità, della filiera certificata, DOP, quindi non dobbiamo avere assolutamente timore contro ogni speculazione. Perché i problemi che abbiamo avuto sono seri, sono circoscritti, quindi è evidente che bisogna intervenire come stiamo intervenendo con grande rigore, ma proprio tutte le azioni che sono state messe in campo dimostrano che il nostro prodotto è sano, che quello che esce dalle nostre terre è realmente controllato, più controllato che altrove.